Podcast. Perfino Marina Berlusconi, la figlia di Silvio Berlusconi, l'erede del suo impero, è preoccupata per l'ascesa dell'estrema destra in Europa. Lo ha spiegato il Corriere della Sera e ha spiegato che su temi come aborto e diritti civili è più d'accordo con la sinistra che con la destra. Eppure a Bruxelles le cose vanno diversamente. Tutta questa allerta, alla fin fine, a me pare che non ci sia. Io sono Annalisa Cuzzocrea e il 27 giugno 2024 questo è The Time, dentro la notizia. Ci sono in giro delle narrazioni consolatorie e quali siano è presto detto. I vertici dell'Unione non si faranno influenzare dall'ampia percentuale di voti andata alle destre più estreme in tutta l'UE, l'accordo fatto tra popolari, liberali e socialisti blinda tre nomi, Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Kaja Kallas, che niente hanno a che fare con i conservatori di Meloni e con Identità e Democrazia di Salvini e Le Pen, e quindi l'argine ha tenuto. Il PSE ha buone ragioni per volerla raccontare così, ha riguadagnato consensi a livello di Unione Europea e ha scongiurato, almeno per ora, la prospettiva di un declino inarrestabile di fronte alle destre arrembanti. Ma che sia davvero così è tutta un'altra storia. Ieri Meloni in aula alla Camera ha espresso tutta la sua rabbia contro un'Unione Europea che a suo dire non ha rispettato il voto dei cittadini, perché appunto questo accordo l'ha esclusa. Ma fuori da quella stessa aula Antonio Tajani, il ministro degli esteri, il suo vice premier, spiegava come Meloni non possa che far votare von der Leyen dai suoi europarlamentari quando sarà il momento. E lei stessa, la stessa premier, ha concluso la sua replica dicendo al PD che non vuole avere un commissario pari a Paolo Gentiloni, che lei spera proprio di fare di meglio. Era una stoccata finale, e quindi a dispetto di qualsiasi minaccia di astensione, di qualsiasi tono roboante di queste ore, è chiaro che l'idea è quella di avere un vicepresidente della Commissione Europea in cambio dei voti di Fratelli d'Italia a von der Leyen, ed è chiaro che quella che i conoscitori europei definiscono una trattativa privata tra la Presidente del Consiglio italiana e Ursula von der Leyen ha in realtà molto di politico. Lo dimostra la lettera che la Presidente della Commissione ha scritto proprio ieri, aprendo a soluzioni innovative sull'immigrazione. Le parole non sono scelte a caso, perché questa è la stessa identica locuzione che spesso usa Meloni quando si riferisce a cose come l'accordo con l'Albania e l'accordo con la Tunisia. Insomma, modelli di esternalizzazione delle frontiere che non portano nulla di buono, che non hanno mai portato alcun beneficio, se non appunto aggravato la condizione disperata di chi tenta di arrivare in Europa. Sarà pure un contentino la lettera di Ursula von der Leyen, però abbiamo già visto quanto i popolari siano in grado di farsi infiltrare dalle idee delle altre destre, sia in Italia che in Europa. E se la cosa preoccupa perfino Marina Berlusconi, chi siamo noi per non preoccuparci? C'è un altro aspetto, secondo me non meno importante, di cui credo che a The Time abbiamo anche già parlato, ma che è in queste ore sempre più evidente. Per quanto la fedeltà alla causa ucraina sia fondamentale quando si tratta di decidere chi sta dalla parte della democrazia e chi no, e chi sta con Putin non sta dalla parte della democrazia ma dei regimi autoritari, però non può diventare quella l'unica fedeltà richiesta dall'Unione Europea a chi ne fa parte, una fedeltà atlantica che è solo militare e dimentica tutto il resto, dimentica la protezione delle minoranze, la libertà del pensiero e dei corpi, il rifiuto di ogni tipo di razzismo e di ogni forma di segregazione, insomma i valori fondanti dell'Unione Europea. L'operazione spericolata di von der Leyen è più pericolosa di quanto lei non creda. Il fatto che Meloni adesso alzi la posta dicendosi infuriata con l'Unione non deve distrarre dal fatto che i suoi voti, con ogni probabilità, serviranno a far partire la nuova Commissione, che quindi lei cercherà in ogni modo anche in seguito di farli pesare. E non bisogna dimenticare che Meloni resta l'alleata
di Vox, dei neofranchisti, del PIS di Morawiecki, l'amica di Orbán, che ieri è stato l'unico di tutta l'Unione Europea a non votare contro la decisione della Russia di censurare alcuni media, e tra cui c'è anche la stampa, e che Meloni resta anche l'antica sostenitrice di Donald Trump. Insomma, la realpolitik europea sta mettendo tutto questo in secondo piano. Non è detto che sia una buona idea.